Oggi il Vangelo di Giovanni ci parla della folla, dell'atteggiamento della folla che dopo aver mangiato ed essersi saziata del pane moltiplicato dal Signore continua a cercarlo. Se vi ricordate, li aveva sfamati e poi aveva detto ai discepoli di prendere la barca, di passare all'altra riva. E dall'altra parte della riva c'era Gesù, i discepoli e la gente che continua a cercarlo. Ecco, questa ricerca di Dio, questa sete, questo bisogno interiore della presenza di Gesù. C'è tutto un movimento di barche, c'è un movimento di piedi, di folla che si sposta. Verso che cosa e verso chi? Qual è il nome del mio movimento? Per meglio dire, della mia agitazione. Per cosa io mi muovo nella vita? Per cosa mi agito? Marta, Marta, tu ti agiti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Ecco, dobbiamo cogliere che finché noi non abbiamo trovato il Signore, ci sarà sempre una grande inquietudine, quella che descrive Sant'Agostino nelle Confessioni, no? Che il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Lui. Ed è questo quello a cui vuole portare il Signore oggi anche noi. Qual è il nome della tua ricerca? Qual è il nome della tua agitazione? È Gesù Cristo o chi o che cosa? Infatti Gesù fa fare verità a queste persone. Dice: perché mi siete venuti dietro? Perché avete mangiato il pane. In verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Vuol dire che non tutto quello che mangiamo ci sazia. Non tutto il pane di cui noi ci saziamo, cioè delle cose, delle situazioni, ci saziano. Mentre il pane, l'Eucaristia, Lui ci sazia. Ecco, allora è questo che dobbiamo cogliere. Se tante volte siamo inquieti, insoddisfatti, se dentro di noi c'è agitazione, mormorazione, chiediamoci, forse quelle cose che io ho hanno occhi e non vedono, orecchie e non sentono, cioè sono situazioni e cose che non sopperiscono alla mia fame di bene, di amore, non sopperiscono alla mia necessità di sentirmi amata, cercata, come sappiamo che fa Gesù per noi. Allora perché è così difficile credere? Che è la domanda fondamentale che il Signore pone alla fine di questo Vangelo. Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Noi siamo sempre sul fare, noi dobbiamo fare, costruire. Gesù dice che crediate in colui che Egli ha mandato. Questa è l'opera di Dio. Cioè vuol dire che davanti a tutte le cose che noi dobbiamo fare, noi dobbiamo mettere Gesù Cristo. E le cose verranno fatte di conseguenza. Le situazioni verranno svolte di conseguenza.
Perché è così difficile credere di essere amati? Perché non ce lo possiamo dare noi? Perché non lo possiamo costruire noi? L'amore non possiamo gestirlo noi. Ma chi riesce a cogliere l'ampiezza, la larghezza di questo venire di Dio a me, allora sentirà i propri bisogni mutarsi, cambiarsi. Non avranno più la pregnanza di prima, ma avranno il giusto posto, i nostri bisogni, il nostro fare. Prima di tutto sarà cercare Lui. Chi sono i monaci? I monaci sono cercatori di Dio. Che bello. Sono uomini e donne che cercano Dio. E non lo cercano solo per se stessi, ma lo cercano per l'umanità. Lo invocano per l'umanità. Chiedono che abiti nei nostri cuori per tutta l'umanità. Cercatori di Dio, cercatori dell'assoluto. Cioè uomini e donne che danno il primato a Dio. Perché siamo qui? Perché siamo qui ad aiutarci a credere. A credere che il pane, la parola, la Chiesa, l'Eucaristia ci sono necessari per vivere. Siamo qui per questo. Perché abbiamo un vuoto che può essere solo riempito da Dio. Abbiamo un'inquietudine che può solo essere riempita dalla pace di Dio, quella di ieri. Dove Gesù sta in mezzo e dice pace a voi, in mezzo. Cioè diventa il centro, il cuore della nostra vita, dove tutte le forze si dipartono. Diventa il centro, cioè l'ordine della nostra vita, dove il disordine ha fine. Il centro diventa l'unità, dove la dispersione non ha più posto. E io non mi sento frantumato, un pezzetto di qua, un pezzetto di là, ma io sono in Cristo una persona unificata, spirito, anima e corpo. Ecco, allora oggi chiediamoci, la mia agitazione e la mia inquietudine, il mio muovermi, il mio camminare, può diventare quello di cercatori di Dio, cioè di uomini e di donne che cercano prima di tutto Lui, trovando in Lui la pace, l'ordine, l'unità e la pienezza.